Presidente, ci siamo, sabato inizia il campionato, inizio subito con una partita molto sentita dai tifosi, parliamo della sfida con l'Ancona Metelica. Sì, un derby che torna dopo tanti anni e sicuramente una società molto seria che in questi anni ha fatto molto bene, il direttore sportivo è molto bravo, l'allenatore è molto bravo e credo che alla base ci sia una società sana e seria per cui hanno ottenuto dei risultati importanti negli ultimi anni, anche l'altro anno sono entrati nei playoff, quindi una partita con una squadra da rispettare. A proposito di direttore sportivo dell'Ancona Metelica, Micciola quest'estate è stato anche un po' vicino ad arrivare a Pescara, c'è stato un incontro tra lei e Micciola, poi non se ne è fatto più nulla. Sì, ma Francesco è un ragazzo molto, l'ho detto prima, molto bravo, preparato, è un ragazzo a cui io avevo anche pensato, poi devo dire che quando l'ho incontrato mi ha fatto riflettere in positivo un fatto che lui mi ha detto, ho dato una parola, quindi ho apprezzato ancora di più la persona e il professionista. Presidente, torniamo al calcio giocato, come arriva il Pescara a questa prima sfida di campionato? Ma arriva credo nel modo giusto perché i ragazzi sono allenati molto bene, c'è un bel gruppo, si respira un po' di aria nuova, di entusiasmo e quindi veniamo dal risultato di Coppa, anche loro per la verità positivi entrambi, però noi siamo abbastanza bene e sono molto fiducioso. Riapre lo stadio Adriatico, seppur al 50%, torneranno i tifosi della Nord allo stadio, l'auspicio e l'augurio di poter iniziare bene ovviamente questo campionato, difficile come tutti. Assolutamente sì, poi i tifosi sono la parte per la quale si creano le squadre, le società, si fanno i sacrifici che si fanno normalmente, quando non ci sono sicuramente è un altro calcio, quindi mi fa piacere che tornino, mi fa piacere che magari sabato ci sarà anche la tifoseria ospite, quindi speriamo di vedere uno spettacolo importante anche sugli spalti. Presidente, non le faccio domande sul mercato, però ovviamente lei sta continuando a lavorare e così sarà fino alla chiusura delle trattative. Ma tutte le società stanno lavorando sul mercato, è evidente che sono gli ultimi giorni, l'ultima settimana e tutti quanti aspettano perché è un mercato anomalo, diciamo la verità, quest'anno è un mercato particolarmente difficile perché non ci sono soldi, perché tutte le squadre hanno rose abbastanza folte e quindi non hanno possibilità di inserire altri giocatori, in Serie C c'è la famosa lista per cui oltre i 24 non si possono avere, anche se sono giovanissimi, quindi diventa sempre più difficile poi combinare le uscite con le entrate. Per cui noi siamo, come dicevo prima, siamo abbastanza soddisfatti della rosa che abbiamo, se si riuscirà a migliorare lo vedremo in questi ultimi giorni e se sarà possibile lo faremo senza nessun problema.